Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati a Totem Giallorosso, il nuovo format offerto da Totem Giornale dedicato ai colori giallorossi e invece in Serie A. Prima di cominciare volevamo davvero ringraziarvi per la numerosa partecipazione alla puntata di lunedì Totem Giallorosso, una nuova realtà del calcio salentino. Si sta affermando sempre di più grazie alla vostra attenzione, alla vostra passione, perché no, alla vostra pazienza, ci seguire con tanto affetto. Ovviamente la conduzione, tutta la squadra di Totem Giallorosso, il nostro editore Totem Giornale, vi ringrazia sentitamente. Finalmente è mercoledì, questa volta Dalia non lunedì, e mi accompagnerà come sempre nella conduzione della serata l'eleganza e la bellezza della nostra Dalila Verrone. Grazie Cristian, buonasera a tutti. Vi ricordiamo che potete seguirci sul sito www.tgnordsalento.it, sulla pagina Facebook di Totem Giornale e sui canali social dedicati. Potete inoltre interagire con noi lasciando un messaggio sulla pagina Facebook di Totem Giornale o sulle nostre pagine Instagram. Grazie Dalila, un gol di Milik regala la vittoria alla Juventus e pone fine all'imbattibilità dei giallorossi, che si ferma a 5 giornate, record assoluto in Serie A. Il gol del successo di misura però della formazione bianconera è scaturito da un tiro dalla bandierina di fatto inesistente, concesso però dal direttore di gara Giuva di Olbia. La serata negativa dell'arbitro sardo è proseguita poi nel finale di gara con un doppio giallo combinato al nostro Caba, reo di una banale caduta in area di rigore. Ma di questo e tanto più parleremo questa sera in compagnia dei nostri ospiti. È venuto a trovarci il giornalista di Pianeta Lecce, Pierpaolo Verdi. Buonasera Pierpaolo. Buonasera, grazie mille. E con noi l'avvocato Savino Vantaggiato di Informazione Sud. Buonasera Savino, ciao a benvenuto. Tutti. Ciao, grazie per l'invito Cristian. Buonasera. Ed avremo in collegamento telefonico nel corso della puntata Elio Dono del Corriere dello Sport. Pierpaolo vince di corto muso Allegro, no? Mi viene da dirti 1-0 firmato da Milik, però insomma giallorossi questa volta bisogna dire sono rimasti più contratti rispetto anche alle ultime uscite in cui abbiamo anche dato prova di un grande espressione di gioco. Un po' la tua analisi sulla serata di Milik. Beh, sicuramente se dovessimo andare a prendere, a raccogliere tutte le volte in cui la Juventus di Allegri ha vinto in casa con il risultato di 1-0 negli ultimi anni, prendo l'elenco per lungo, quindi possiamo dire che Lecce è una delle tante vittime del corto muso allegriano, ed effettivamente il canovaccio tattico della partita poi è stato, ha visto il Lecce provare a imporre il primo gioco, avere un po' il pallino del gioco in mano, soprattutto nel primo tempo. La Juventus che invece aspettava, e chiaramente la Juventus è una squadra che quando difende con 11 giocatori dietro la linea del pallone diventa difficile poi per tutte le squadre, a maggior ragione per una squadra che comunque lotta per la sicurezza come il Lecce, trovarsi, trovare spazio fra le linee avversarie. È un peccato per il modo in cui poi è arrivata la sconfitta, perché il Lecce effettivamente ha difeso bene, ha concesso poco. Falcone non ha fatto grandi parate, ricordiamo solo due occasioni, tra quella del gol e il tiro di Chiesa nel primo tempo come grande occasione, quindi Lecce ha sicuramente concesso poco, di contro ha creato poi poco, ma se vogliamo è mancato forse un po' di coraggio negli ultimi metri, perché la casella dello zero, il numero zero nella casella di non importa effettivamente qua fa un po' rumore, e forse è mancato un po' il coraggio negli ultimi metri, c'è stato forse un po' di timore, avranno pensato inconsciamente magari se si aumenta la pressione offensiva si rischia poi di prendere qualche ripartenza di troppo, quindi forse si è generato questo meccanismo. Il Lecce davanti è stato più sterile rispetto alle ultime uscite. Analisi corretta di Pierpaolo, però un dato per esempio, devo dirti la verità, mi ha sorpreso, perché nel primo tempo addirittura il giallorossi hanno avuto un possesso palla pari al 53%, no? Quindi più della metà, e comunque più dei padroni di casa della Juventus.
Dato che India comunque il palleggio è stato positivo, probabilmente a differenza di qualche altra gara è mancata la giusta verticalizzazione verso la punta centrale, magari qualche affondo sull'esterno. Sì, soprattutto sugli esterni, perché la forza del gioco del Lecce è negli esterni. L'abbiamo visto nelle prime partite ed effettivamente lo abbiamo poi riscontrato con i numeri, perché gli esterni sono i giocatori che si esaltano nel 4-3-3. Ieri sono mancati un po' gli esterni. La Juventus difendeva in maniera tale da avere sempre il raddoppio sull'esterno difensivo, quindi anche da una parte e Strepezza dall'altra sono stati sempre bloccati, avevano il raddoppio costante e facevano fatica a svincolarsi. I terzini hanno spinto poco, forse per il ragionamento che facevamo prima, per non lasciare troppo campo poi alle ripartenze. Una volta che la Juventus ha chiuso il gioco sugli esterni, al centro Cristovic ha fatto quello che poteva, giocando spalle alla porta, diciamo che Allegri era un po' incartata praticamente la partita, quindi lei ci ha fatto fatica poi in attacco e anche le ali sono state un po' sfruttate. Savino, vittoria della Juve, è stata successo un po' indigesto, però è già loro noi, in virtù di qualche decisione arbitrale, come abbiamo detto in apertura, che ci ha lasciato un po' nel complesso perplessi, diciamo così. Ti chiedo un po' la tua opinione su quest'ultima considerazione, e poi comunque ad ogni modo diciamo una sconfitta anche in dolore per il Lecce, no? Perché la classifica continua a sorridere. Beh sì, Cristian, comincio appunto dalla fine. Diciamo che la classifica continua a sorriderci e l'importante è questo, però è innegabile che naturalmente la conduzione della gara, al di là dei meriti o dei demeriti del Lecce, perché poi a me piace essere oggettivo e piace dire che probabilmente se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla, ma ai punti... Perché poi la partita poteva anche terminare 0-0, certo, no? Certo. È vero che fino adesso abbiamo giocato e abbiamo anche prodotto una discreta quantità di reti, diciamo così, però ci sono gare che magari sono un pochettino più stazionarie e poteva terminare 0-0. Lecce che si porta via un punto a Torino non ruba nulla. Quello che naturalmente, come diceva appunto poc'anzi Pierpaolo, il fatto che appunto quello zero nella casella dei tiri, insomma, lasci un po' perplessi, anche se poi naturalmente c'è stato un possesso palla fino ad un certo punto separato, diciamo, da quelle che sostanzialmente potevano apparire alla vigilia le premesse per questa partita, anche se il Lecce secondo me è arrivato anche un po' con una sorta di, non voglio dire di ansia da prestazione, io devo essere sincero su questo, non ho visto il solito Lecce spigliato, aperto, probabilmente la pressione mediatica, probabilmente il fatto che addirittura il TG1 si sia spettinato, spinto, ecco. Si parla di un modello, io ho sempre sostenuto che naturalmente qui a Lecce abbiamo la fortuna di avere un management in larga parte leccese, di persone anche altamente scolarizzate all'interno della società, di persone che sono tifosi prima ancora che altro, e quindi una preparazione, quando ci sono delle idee, quando c'è il desiderio di pianificare e la capacità di farlo, i risultati ci sono e stiamo cominciando a vederli, questo forse è la punta dell'iceberg, però è vero anche che naturalmente tutto questo parlare su ragazzi, perché parliamo della squadra più giovane della Serie A, e questo è anche un dato statistico, ragazzi di 25 anni, anche se si è alzata la media rispetto a 2 anni fa, l'anno scorso, 23 anni, no? È chiaro che naturalmente può aver suscitato una minima ansia di prestazione, per quanto D'Aversa si sia sperticato prima del... voglio dire di questo match importante nel gettare acqua sul fuoco e quindi nel ricondurre nell'alveo della dimensione da Lecce, fermo restando che non è peccato e non fa peccato sognare a nessuno. Quanto all'arbitraggio o agli arbitraggi in genere, a me piace pensare e piace immaginare che una sorta di... come dire, di regia occulta, divina, leggere pure la divinità in quello che sto dicendo, nell'aggettivo che ho usato, e l'ho usato volutamente in maniera ambivalente, e dicevo comunque, ecco, governi poi e faccia in modo che torti e ragioni si equivalgano.
Certo è che la conduzione di ieri probabilmente avremmo perso comunque, però non è stata una conduzione serena, o comunque non è stata pienamente imparziale. Chiaro il nostro ovviamente avvocato, ovviamente è un punto di vista molto chiaro. E poi c'è da dire che insomma l'azione del gol, no, è stata viziata da un errore arbitrale, perché il calcio d'angolo non c'era assolutamente, poi c'era anche un tocchetto con la mano che non è stato visto. Ecco, la tua invece analisi da questo punto di vista su questo purtroppo episodio che poi inevitabilmente ci ha condizionato in maniera negativa. Inconsciamente, nel momento in cui ho visto il calcio d'angolo assegnato, ho pensato che poteva succedere qualcosa di brutto, perché solitamente quando devono andare male le cose così vanno male. Effettivamente quello è un errore abbastanza macroscopico, e si vedeva anche dal campo, perché le proteste erano state particolarmente vibranti, e solitamente le proteste sono, diciamo, il termometro che fa capire poi un po' la decisione, cioè, se è giusta o sbagliata. Ma d'altronde anche i movimentisti, sentivo ieri ad esempio Marelli nel post partita, ma ho detto anche le dichiarazioni di Calvarese, che ha evidenziato come non ci fosse il calcio d'angolo. Poi c'è anche l'errore sul fallo di Mauro, deve essere visto, poi Marino Bogani, da cui poi è nata la relazione del gol, sempre del calcio d'angolo, e poi c'è l'espulsione di Cavare, oggettivamente anche quello è... Po' severo. Perché per due volte, poi anche andando a rivederla, è stato effettivamente strattonato per la maglia, ora che poi sia caduto all'interno dell'area di rigore, però l'azione era partita anche da fuori, quindi magari era anche... ipotizzare per esempio un fallo al limite del rigore, con considerazione che il tiraggio, diciamo, tra virgolette, della maglietta era venuto un attimo fuori dal rigore, per esempio, no? Poteva essere anche quella un'interpretazione, senza andare poi a punire anche la Juventus con il calcio di rigore eventuale, diciamo così. Quindi è anche di quella la situazione che si presta a diverse analisi, a diverse anche soluzioni. È stata presa magari quella più tra virgolette frettolosa da Pierpaolo, e anche punitiva poi nei confronti del Lecce, no? È quello il problema, nel senso, anche a norma di regolamento, quando si tratta di una simulazione, la simulazione viene spesso considerata come un comportamento plateale del giocatore. Non c'è la platealità nella caduta di Gabbana. C'è stato un contrasto, si sono strattonati entrambi, non era fallo né di Gabbana né di Chiesa. La soluzione migliore probabilmente sarebbe stata quella di lasciar correre, non decidere il gioco, perché va in caduta Gabbana, quando va a cacciare il pallone sta già cadendo e prova a cacciare il pallone, non lo fa con l'intenzione di cercare un fallo. Come? Per dirla in giuridichese, facendo una battuta, difettava l'elemento soggettivo. Esatto. Cioè. Sabino, però la Juventus nel complesso anche un po' così e così, no? È stata la solita Juventus, tra virgolette, spavalda, no? Un po' perché c'erano le scuole di questa brutta sconfitta rimediata nel turno precedente a Reggio Emilia con il Sassuolo, 4 tappine rifilate dai nero-verdi, proprio alla formazione di Allegri, una Juventus che voleva vincere a tutti i costi per non incappare poi e non entrare in una crisi. Io l'ho vista abbastanza contratta. Ti chiedo anche un po' il tuo parere. Sì, io concordo con te. È chiaro che la Juve aveva stavolta una pressione molto poco, perché dopo quindi una sorta stavolta di ansia da prestazione, di non dover sbagliare. E non soltanto perché siamo le prime di campionato e doveva quindi, come dire, anche dare continuità, no? E poi ovviamente la propria posizione è quella del provinciale Lecce, del piccolo Lecce, si preferisce, quindi non solo per questo, ma quanto soprattutto perché naturalmente quello che arriva dai primi, credo, insomma, l'ambiente, soprattutto il finale brutto con quell'autogol, no? Cioè, vedi, subire il 3-2, poi quell'autogol così beffardo, immagino che abbia scatenato un po' anche l'ira dei tifosi dall'altro assenti, quelli della curva sud, ieri sera all'Allianz Stadium. Io infatti temevo, come dire, un tipo di partita, un'impostazione addirittura diversa, perché intendiamoci, ai punti, come pressione, dobbiamo essere onesti,
Milano, Lecce, solo Lecce, Porta Lecce, Lecce nel cuore, qua dobbiamo essere onesti, tutti le porte non lo abbiamo fatto senza di non seguirci. Col pareggio, ho detto anche questo da Lecce, col pareggio probabilmente non avremmo, non avremmo rubato nulla, ma ai punti, per quanto contratta la Juve, ha dimostrato di avere purtroppo questo. Questo dispiace, ma diciamo, siamo incappati noi in una partita non particolarmente brillante, forse perché le prestazioni che abbiamo avuto fino a ieri sono state delle prestazioni fantastiche, uniche. Quella con Genoa poi a me è piaciuta particolarmente, anche perché lì c'era uno di più, ma giusta ragione. Assolutamente, assolutamente sì, diciamo l'incipibile l'espulsione di combinata Martin, difensore del Genoa, nella scorsa uscita dove Lecce via del mare si è imposto per 1-0, doppio giallo, era figlio di una partenza curiosa tra virgolette del giallo rossi, no? Che ha messo alle corde i rosso blu fin dalle prime battute, ecco, invece l'espulsione sia quella di Baschirotto a Monza che viene in mente un po' grottesca per certi versi, e anche quella di ieri sera rifilata a Cava, due gialli in 20 minuti, ecco. E lì mi sento di dire che un po' severa è stata, ecco, oggettivamente, anche perché il calciatore ha dimostrato fino ad oggi anche di essere abbastanza corretto. Però Pierpaolo, ritornando poi ai singoli, no? Esordio dal primo minuto per Benuti da una parte, abbiamo visto invece a sinistra Dorgu, che si conferma un calciatore di grande prospettiva. Sì, su Benuti un po' ce l'aspettavamo che potesse iniziare a trovare spazio. Ricordiamo che Venuti si infortunia nell'amichevole contro il Cittadella in estate e da allora che non gioca una partita, quindi per essere stato un giocatore schierato dopo tanti mesi, dopo un recupero dell'infortunio, in un campo difficile come quello di Torino, devo dire che comunque la prestazione è stata sufficiente, malgrado ci sia stata, si vedeva che adesso un po' di ruggine addosso il calciatore. Su Dorgu, anche Dorgu, devo dire, prestazione comunque di spessore, perché poi quando parliamo di Dorgu dobbiamo ricordarci che è un ragazzo di 18 anni. 2004. E lo scorso anno, in primavera, si capiva da subito che avevamo davanti un giocatore fuori categoria. Fuori categoria per la primavera e che era destinato a fare il salto in, in prima squadra. Il salto dalla prima primavera alla prima squadra in Serie A è però molto importante, ma Dorgu ha assorbito bene, perché ha caratteristiche di corsa, di fisicità, ha qualità, ha personalità, perché ieri ha gestito anche palloni difficili, nonostante la pressione degli avversari, sta dimostrando di poter essere un giocatore molto importante. Mi sta piacendo il modo in cui D'Aversa lo sta gestendo nell'alternativa con, nell'alternanza con Gallo, perché sono due ragazzi giovani e sono due patrimoni importanti, non vanno bruciati. D'Aversa li sta gestendo bene. Una discreta alternanza, no? Sta gestendo bene in questo momento, perché il Lecce non può lasciare indietro nessuno, e soprattutto quando si tratta di ragazzi molto giovani è importante dare fiducia a un giocatore come Dorgu nel momento in cui lo schieri titolare all'Allianz Stadium contro la Juventus, significa che ci credi davvero tanto. Anche a centrocampo, Savino, abbiamo assistito a un turnover voluto da mister D'Aversa. Ramadani in cabina di regia inamovibile, ai lati sia Blend, diciamo, a supporto della mediana, con Uden poi, no? Anche nel ruolo di suggeritore. Due innesti dal primo minuto per dare un po' di respiro agli altri interpreti del centrocampo, che nel complesso hanno anche certificato, no, il valore del nostro centrocampo. Sì, sì, assolutamente. Vabbè, Ramadani ovviamente nei meccanismi di questa squadra per una padronanza che naturalmente anche per lo commentare, perché sembrerebbe quasi un trono parlo. E per quanto riguarda appunto Uden e Blen, sappiamo bene che primo diciamo che viene comunque da un momento particolare, poi viene anche una forma di distacco, diciamo, il suo ritorno nel Salento, che non sarebbe un ritorno bellissimo, sia pur con la deviazione del trasporto. Per quanto riguarda invece il bene, è veramente quello che tempo miei tempi, chi ha capelli bianchi lo può dire, i giochi della situazione, perché il calciatore viene dato con grandi stati in versione. Il lavoro che è stato fatto in Italia ieri, devo dire che ancora una volta fatto sì che facesse per capitare il suo compito,
quello ieri benissimo. Non sono uno che si salta, ma non sono neanche la prestazione del Cipri, non è io questo lo devo dire, può capitare davvero a parlare del sistema, giustamente la poc'anzi, avevamo pronta incazzata anche tra virgolette sotto Roma, però non abbiamo usato questo mio. Savino, abbiamo osato, tra virgolette, di davanti anche per l'assenza, dal mio punto di vista, di Banda, no? Che è un calciatore che attraverso il suo dinamismo ci assicura quegli strappi utili a mettere in difficoltà le difese avversarie, ma non solo, anche ad intimorire il terzino di fascia competente, perché quando io devo coprire un attaccante così veloce, so che spingendomi in avanti rischio di scoprirmi inevitabilmente anche in maniera pericolosa per la difesa, lì metto un po' di apprensione. Strefezza in questo avvio di campionato a corrente alternata, però ecco, secondo me è la velocità di Banda che magari contro queste big può essere un po' più a supporto della squadra. Sono perfettamente d'accordo, l'assenza di Banda ovviamente la soffriamo. Comunque ha delle caratteristiche che sono peculiari del calciatore pellegrino, un propenso a saltare l'uomo, che naturalmente induce al fallo molto facilmente, ha capacità insomma di sfusciare anche nel tratto breve molto molto abile. E sicuramente insomma la sua è un'assenza che, come dire, si fa sentire anche perché il ragazzo è maturato non poco rispetto all'anno scorso. Cresciuto, no? Dal punto di vista tecnico è migliorato tanto. La finalizzazione ancora è ancora da perfezionare. Penso che sia veramente un calciatore, poi ovviamente pari pari, come dicevamo, in questo senso, all'inizio della trasmissione, è proprio sulle fasce che si sviluppa il vero gioco del Lecce. Che purtroppo non si è espresso su livelli consueti anche a Torino. Sulle fasce è arrivato anche un certo Nicola Sansone, probabilmente non è ancora al 100%, però ieri ecco anche da Versa gli ha concesso una spezzone di gara. Sì, sta sicuramente aumentando il minutaggio, perché l'abbiamo visto qualche minuto contro il Genoa, l'abbiamo visto ieri. È un colpo secondo me importantissimo che dà un po' la dimensione del salto in qualità che ha provato a fare il Lecce con il mercato di quest'estate, perché è stato un po' un fulmine a ciel sereno quando è arrivato Sansone. Pensavamo che il mercato fosse chiuso e invece dal mercato degli svincolati, Corbino e Trinchiera hanno pescato un giocatore una corvinata che parla, esatto, perché parliamo di un giocatore di esperienza, ma se pensiamo Sansone, diciamo che arriva per sostituire la partenza di Francesco, nel momento in cui vendi Di Francesco a oltre €1 milioni, lo rimpiazzi con un giocatore che era quasi titolare di Di Francesco a Bologna qualche anno fa, da svincolato, beh, è sicuramente un bel colpo. Poi chiaramente, avendo fatto tutta la serie da svincolato, sta facendo la preparazione adesso con la squadra, sta conoscendo la squadra, quindi è un calciatore che poi entrerà in condizione col passare del tempo e col passare delle giornate sicuramente. Però secondo me dal punto di vista qualitativo è un giocatore che non si discute e che darà una grossa mano, non dimentichiamoci, più in avanti, gennaio-febbraio, Banda partirà in Coppa d'Africa, quindi avremo un calciatore in meno a sinistra. Un sì, po' come l'arrivo è figlio, no? Di questa situazione. Esatto, quindi serve un'alternativa in più, però pensare a un Lecce che può permettersi di tenere in panchina un giocatore come Sansone fa capire come livello della parte più abbastanza. E allora dai, andiamo un po' a vedere il tuo marcellone, i nostri amici a casa sono in ansia di sentire i voti, i giudizi, la nostra intensibile prof Daria, proprio sulla prestazione di ieri del nostro Lecce a Torino. Falcone 6, nel primo tempo la Juve lo chiama in casa diverse volte, ma con conclusioni semplici e regge l'urto senza rischiare molto. Sul gol di Milk non ha colpe. Minuti 5 e mezzo, resta basso a protezione della corsia destra e tenendo a palla da base senza fallo. Lavora solo in fase di contenimento e poi lascia il posto a Gendrà.
Gendrè 5 e mezzo, a destra in tema tattico non cambia e neanche rendimento. Bastirotto 6, insieme a Kondrasic, presidia il centro dell'area del Lecce, con personalità, mostrando buona sicurezza anche in fase di imposizione. Il gol arriva su una palla sporca, in aria e può fare poco. Kondrasic 6, quando c'è invece da far valere il fisico nei duelli ravvicinati, lui risponde presente. Dorgo 6 e mezzo, è un calciatore di assoluta prospettiva. Blin 6, battaglia con Rabiot in mezzo al campo facendo sportellate su ogni palla che passa dalle sue parti e cercando di disinnescare subito le sgroppate delle faccette badando poco al sottile. Piccoli 30 voto, entra per l'assalto finale ma ha poche chance per mettersi in mostra. Ramadan 6, gamba, corsa e geometrie, è il fulcro della squadra. L'uomo che mette i tempi e mette ordine, gestisce la palla senza pronzoli e con precisione, ma anche senza vizi. Uden, 6 e mezzo, i compagni lo cercano con continuità e tocca tanti palloni dando ordine, qualità e ritmo, alla manovra alle spalle di Cristovic. Cabà 5 e mezzo, rimedia due gialli in 20 minuti, uno disponibile per simulazione. Rafia 6, fa rifare Ogin e gioca facile, ma non basta. Alquist 6, gamba e velocità non mancano e lo dimostra soprattutto nel secondo tempo, con un paio di incursioni che spaventano i bianconeri. Kristovic 6 e mezzo, staziona al centro del tridente, punto di riferimento sicuro della squadra, fisico e tecnico, si muove con i tempi giusti, tiene palla e riesce a rendersi utile anche nel primo pressing sui portatori bianconeri. Prefetta 6, parte a sinistra, posa sposta a destra, in entrambe le posizioni però non riesce a puntare l'efficacia dell'avversario. Sansone 5 e mezzo, entra al posto di strettezza per dare più spinta e dinamismo ma non incide. Da destra 6, gara ordinata contro una grande squadra, mancano però le conclusioni verso la quarta avversaria. Pierpaolo, abbiamo letto insieme le pagelle di Dalla, non me ne volere, che fanno una grande concorrenza alle donne di Pianeta Lecce. Quanto ti d'accordo con i giudizi della nostra Dalla, se anche delle vostre di Pianeta Lecce ti ritrovi nei giudizi della nostra inflessibile prof? Io, se, da quello che ricordo da ieri sera, da quando l'ho fatto ieri sera, perché poi il 90esimo, quindi con la sono stato proprio te. Quindi questa volta è stata più buona, però devo dire la verità, non, ieri nelle valutazioni non ho ritenuto di dare insufficienze gravi. Anche Dote insomma si è mantenuto, perché sì, perché se, oggettivamente non ci sono stati poi errori macroscopici, errori gravi, ci sono state delle imprecisioni, delle sbavature da parte di alcuni giocatori che impedivano a questi calciatori di prendere magari la sufficienza, però abbiamo visto anche delle buone cose. Ad esempio Kristovic mi sembra giusto premiato, perché secondo me ha fatto un'ottima partita. La Juventus ha un difensore come Bremer, che è un difensore forse nel cerchio anticipo tra i migliori del campionato italiano, e ieri non abbiamo preso una volta perché Kristovic è stato molto bravo a difendere il pallone con il corpo, a legare il gioco, la posizione lo stiamo imparando a conoscere, perché oltre ai colpi destra e gol, però ieri ha fatto forse la prima vera partita di grande sacrificio e l'ha fatta molto bene, ha dimostrato di essere un attaccante che lo puoi mettere lì da solo in avanti e ti regge da solo il peso dell'attacco, ti guadagna quelle 3-4 punizioni che ti permettono di rifiatare. Quindi al netto di una partita dove non hai tirato in porta, ci sta secondo me premiare un attaccante nel momento in cui fai il lavoro sporco. Molto spesso gli attaccanti si giudicano solo dai gol. Non sono d'accordo, molto spesso al fantacalcio succede che magari l'attaccante che non segna e viene penalizzato, io sono contrario, sono sul valorizzare il lavoro sporco degli attaccanti, quindi in questo caso Kristovic secondo me ha fatto un'ottima partita considerando che aveva davanti da Milan un giocatore molto forte. Beh, giocavamo in trasferta contro una signora squadra, signore a tutti i sensi, quindi ci sta. Savino torna Baschirotto al centro della difesa, fa coppia con Pogracic, si conferma un tandem di sicuro affidamento. È un tandem assolutamente consolidato. Baschirotto in verità
calciatore che a me piace moltissimo, un ragazzo serio che ovviamente ti impegna, che trova sempre parole poche ma come dire sagge, insomma è un calciatore che merita. In verità ultimamente qualcuno va un po', come dire, possiamo dire, ma dire offeso o no, perché non è offesa, però come dire, qualcuno l'ha un po' svalutato, no? Io invece sono convinto, insomma, che questo ragazzo poi nella sua maturità sostanzialmente calcistica abbia dimostrato anche ieri, insomma, con paura di costituire, insomma, un pacchetto di pensioni di livello. Certamente innegabile che il calciatore algerino Touba, esatto, nazionale algerino anche lui. È un'altra bella pedina, impressionato con il Genoa in quella stessa posizione. E beh, insomma, anche questo sta a dimostrare che comunque, come si diceva prima, la rosa è ben assortita, ci sono delle varie alternative, quindi Baschirotto dovrà impegnarsi ulteriormente per quanto per confermare la sua leadership, diciamo così. Calciatore, ecco, secondo me, uno dei titolari inamovibili. Grazie Savino. Allora Dalila, sono arrivate qualche domanda da casa dei nostri amici. La prima in particolare del nostro caro amico Francesco da Milano, che approfittiamo per salutare. Allora Dalila, vediamo un po' la sua domanda. Francesco chiede: squadra rinunciataria, nel spettacolo Lecce più spregiudicato, anche se non avremo nulla da perdere con la Juventus. Anche con due punti in campo non siamo riusciti a mettere al centro la palla per i nostri attaccanti. Pierpaolo. Sì, un po' effettivamente quello che dicevamo prima. Considerando la posizione di classifica, siamo andati a Torino a giocarci questa partita davanti alla Juventus, però soprattutto io vedo gli 11 punti conquistati che rispetto magari ad altre concorrenti per la lotta salvezza ti permettevano di andare a giocare senza l'ansia del risultato, no? Quindi magari potevi scendere in campo inconsciamente con più leggerezza, con la mente più sgombra. È chiaro che fare un ragionamento del genere prima è più semplice, poi quando arrivi in campo pensi sì, però punti pesano e magari anche uno 0-0 ti permette di portare poco avanti la classifica, quindi forse da lì... Beh, esistono partite che finiscono 0-0, esatto, l'abbiamo detto anche in apertura. Quindi forse lì è chiaro che il Lecce, nel momento in cui si è reso conto che faceva fatica a sfondare, ha pensato a non subire, ma è un ragionamento che secondo me tutto sommato ci può stare. Mi sarebbe piaciuto vedere un Lecce più battagliero, penso da un altro lato sì, però magari se il Lecce fosse stato più battagliero forse avrebbe imbarcato qualcosina in più, perché nel primo tempo quando abbiamo provato a rischiare un po' la giocata col pallone in uscita, abbiamo perso un paio di palloni in uscita che sono stati pericolosi, ricordo un tiro di Chiesa dalla distanza che nasce da un pallone perso in uscita nel tentativo di giocare il pallone da dietro, forse quegli episodi ci hanno un attimo contratto e fatto capire che era alto il rischio di esporsi. Dalia, leggiamo un'altra domanda, quella della nostra amica Angela, arrivata nei nostri studi. Angela chiede: cava e serpenta in pressione, cosa ne pensate? Savino. Allora, per quanto riguarda Cava, abbiamo ovviamente dibattuto prima, non mi sento di dire che il ragazzo sia in pressione. Per quanto riguarda Strepezza, invece, ho una mia personale idea. Credo che proprio i ritmi di gioco di quest'anno, molto più impattati sulla velocità, mal si attagliano alle movenze e anche un po', tra virgolette, alla flemma, ma non lo dico in senso offensivo assolutamente. Parlo proprio di caratteristiche tecniche di Strepezza, che è un grande gioco. Quindi probabilmente se Totodono è semplicemente, almeno per come il mio modo di vedere, è semplicemente attribuibile a
un sistema di gioco che tende a penalizzarlo rispetto al gioco dei baroni, dove invece brillava con un modulo speculare, se riflettiamo bene, o se si riflette bene, anche se poi un modulo con work in progress viene modificato, perché ha questa caratteristica, questo allenatore che è particolarmente gradita in posi e anche al sottoscritto. Quindi credo che il problema di stretezza sia questo. Se poi ci sia dell'altro non è dato saperlo, perché naturalmente non possiamo andare ad avventurarci su ipotesi, voglio dire, vendite, pose, contavendite, quant'altro. Questo calcio mercato è finito. Grazie Savino. Ci fanno segni inequivocabili dalla regia, perché abbiamo il collegamento telefonico il decano dei giornalisti salentini dal Corriere dello Sport, Elio Domo. Buonasera Elio, benvenuto a Totem Giallo Rosso. Elio, parto subito dalla partita di ieri sera, un 1-0 di misura della Juve su Lecce, un 1-0 però marchiato da qualche indecisione arbitrale. Nel post match anche il nostro tecnico D'Aversa si è espresso con valutazioni arbitrali sbagliate, no? Sul calcio d'angolo probabilmente era rimessa dal fondo, e anche la gestione delle ammonizioni nel complesso non è piaciuta al nostro tecnico. Ti chiedo subito l'analisi, la tua analisi su quella che è stata la partita di ieri sera. Concordo sul fatto che il gol di Milik e il gol di John Corner è letteralmente inventato da Pirojua. È impossibile vedere quello che sarebbe richiesto, ma certamente senza quel corner forse quell'azione non si sarebbe sviluppata e il risultato sarebbe stato diverso. Però mio parere sarebbe riduttivo limitare l'analisi della partita a questo episodio, nel senso che il Lecce di ieri, senza alcuna critica, intendiamoci, è stato un Lecce che è partito quasi con la preoccupazione di frenare una squadra arrabbiata che avrebbe fatto sfasilli per cancellare il campo del Cassuolo. Questo non è stato, nel senso che la Juventus, al di là della partenza iniziale per i 5 minuti che sembravano dei forsennati, poi è stata una formazione a mio parere normale, non dico modesta, e allora il turnover che ha predisposto dall'esterno è stato intelligente, per la verità, era proiettato a contenere le sfogliate dei bianconeri, e il risultato c'è stato, nel senso che Brigni e Udini hanno bloccato i rispettivi avversari. Di riflesso però invece è mancato rispetto alle altre volte, in quanto andò a avere a stile di iniziativa a perentorietà, anche perché la Juventus voleva abitare i bloccarci reali. Se lo vedi, tanto Harris quanto Serrista hanno avuto pochi spazi ieri. Quindi vi è stata questa contraddizione: il timore della squadra che aveva fatto fuoco e fiamme ed è si è confermata con i suoi limiti, perché adesso fatto io dico è rinata la Juve, io dico no, la Juve non è rinata, la Juve se lo bene uscire A e rivelerà a mio parere già domenica prossima. Dall'altra, l'intelligenza dell'esce di predisporre una specie di gabbia per fermarla, c'è riuscito, ma c'è riuscito a metà, perché poi in sostanza le tiri in porta non ne abbiamo fatti. E qui forse è mancata poi quella capacità di iniziativa, nel senso che bloccate le ali da 100-200 campisti sono stati bravissimi nel contenere in tradizione, ma non hanno potuto dare una spinta come speravo. Questa è la mia analisi, per carità, molto frettolosa, molto singola, molto personale, chiediamoci. Elio, un occhio però al prossimo turno, perché sabato è già campionato. L'obiettivo per i giallorossi però è quello di
riprendere il cammino interrotto proprio nella gara di Torino. Ma io quello che scriverò domani su quello sport è che questo calendario di posticipi e anticipi non ci hanno giovati anche nelle miscele del torneo, perché noi non portiamo una Juve che era ferita, si restava le ferite del Sassuolo, un Napoli che adesso sta vincendo la sera in casa con l'Udinese, ma che è lontanissimo dalla realtà e nel quale i velini non mal si platano, per il centro cimene contro l'allenatore, le notizie per deferimento di lavoretti. Per vogliato abbiamo avuto una Juventus ferita che voleva reagire, che ha cercato di reagire nel sito, un Napoli arrabbiato che non può solamente non tentare di vincere la Lecce. Certo è una buona condizione questa per noi e quindi avremo un compito veramente difficile, più difficile di quello di ieri, molto la squadra imprevedibile, però c'è la forza, l'urto del Lecce, la sua capacità, ecco il suo assetto, la sua organizzazione tattica che non si cambia e quindi la partita tutta da giocare. Certo, diciamo quello che abbiamo detto quando eravamo terzi classifica, all'inizio di questa classifica guardando in coda, quindi non lo facciamoci la testa se oggi per esempio l'Atalanta ci scavalca, per carità, no? È bello stare su, però è altrettanto bello stare seri e tranquilli nella posizione di classifica che gli consente di non darsi affanni. A proposito di ansia e affanni, no? Nel prossimo match probabilmente la pressione sarà più sulla sponda partenopea che su quella salentina. Dal mio punto di vista il Napoli potrebbe venire al Via del Mare nel tentativo di fare la gara, però il Lecce nelle ripartenze ha dimostrato di poter essere micidiale e saper colpire l'avversario nel modo giusto. Ti chiedo se questa lettura potrebbe essere la chiave tattica, no, del match di sabato prossimo. La sottoscrivo pienamente, perché appunto parliamo di ansia. Il Napoli deve cercare di vincere, si bilancerà, il Lecce tranquillo, sereno, e poi ripartire. Quando Alice parte in velocità, mi sembra Jacobs, non lo si frena, non lo si tiene. Certo, noi speriamo di recuperare un minimo staffetta, perché ancora il fascinatore dello scorso in anni fa, io non riesco a vederlo, un po' perché forse è stato dirottato a destra e a sinistra, adesso che ha il suo nuovo naturale dal quale però può spaziare, possiamo contare sulle ripartenze, di La Fia, in questa ritrovata Udini che è imprevedibile, quindi è così. La ansia del Napoli di recuperare i punti tra tutti, che a Britannia non possono stare a 6-7 punti dalla capolista, entrerà tutti e questo può agevolarci. L'essenziale è che il Lecce non perda la tranquillità che lo sta caratterizzando, quel senso di incoscienza razionale e coraggiovale, sembrano termini contraddittori, essere incoscienti o essere razionali. Per quello che sta dimostrando questa squadra, che nella sua arroganza riesce mai a disunirsi, e questo forse può essere una carta da giocare e un'arma buona da utilizzare. Elio, prima di salutarti, abbiamo tra virgolette un'irruzione in regia, perché con noi il nostro editore di Totem giornale Roberto Schiva, che aveva a cuore di salutarti. Grande amico, grande collega, una persona per bene, guarda, io mi onoro di essere il suo amico e stimatore, perché per motivi di salute non sto frequentando la sua stampa, la sua vista brutta, ma le due fanno fatica, resistono, meglio, resistono. Sì, io li voglio lottare, dice. Quindi mi dispiace perché era pensivo incontrare la stampa se tiene le sue domande. Quindi, penso che ce n'è una, cioè, penso che ce ne sia una pronta per te, quindi orecchie spalancate perché abbiamo una domanda del nostro editore. Ciao Elio, tutto come va?
E poi grazie per ti ringrazia e vuole sì, e allora io volevo innanzitutto volevo ringraziarti per quello che fate per la nostra categoria perché molte delle nostre conquiste e portano il tuo nome e poi volevo sapere che tipo di campionato stai vedendo e che cosa ti aspetti da questo campionato in generale. Questa è perché lontano da Russia. Ti chiede cosa, ti ringrazio ovviamente io per tutto ciò che fai per noi, per la categoria dei giornalisti salentini in particolare, poi la tua analisi nel complesso su questo avvio di stagione e sul campionato italiano di Serie A. Questo è un campionato nel quale innanzitutto la Lega Salvista salirà. Io vedevo là un po' il politico, poi abbiamo vinto, quindi i 36 punti dell'anno scorso della Salvista si devono scordare tutti, credo che sarà. Potrebbero non bastare quest'anno, no? No, sarà la Salvista salita moltissimo. L'anno scorso sono i 62 hanno falsato il campionato, quindi sarà più dura. Però è una partenza che in testa sta vedendo Inter Milan a battersi e sarà. Per quanto riguarda la retrocessione, credo che stavolta saranno coinvolte 5-6 squadre, però mi conforta un fatto che c'è 11 punti, quasi un terzo di quelli che sono serviti l'anno scorso da salvarsi. E poi che la squadra sta dimostrando che dei ricambi altrettanto validi e per la verità la resta sta dimostrando l'utilità attuare i cambi. Io sono moderatamente ottimista per questa legge, non ho seguito gli entusiasmi, ho detto sempre via terra quando qualcuno parlava di Leicester, le coppe eccetera, e dice questo, i suoi gesti è questo, però sono fiducioso in un problema tranquillo, ricco di soddisfazioni. Grazie Elio per il suo prezioso. Grazie, grazie per il tuo prezioso contributo, grazie ovviamente anche al Corriere dello Sport per averci messo a disposizione uno dei suoi principali giornalisti, Degano e giornalisti salentini. Abbiamo anche aperto la pagina del prossimo turno, cara Dalila, con il nostro amico Elio Dono. Allora andiamo a vedere anche con l'aiuto della regia che ci propone in grafica il turno di campionato, il quadro completo della prossima giornata. Lecce Napoli, Milan Lazio, Salernitana Inter, Bologna Empoli, Udinese Genoa, Atalanta Juventus, Roma Frosinone, Sassuolo Monza, Torino Hellas Verona, Fiorentina Cagliari. Per Paolo una battuta, prossimo turno Lecce Napoli, sabato ore 15, grande match allo stadio di Via del Mare, ti chiedo che gara farà per i giallorossi? Beh, una gara dove il Lecce deve far valere l'entusiasmo. C'è un dato statistico che dopo 6 partite effettivamente inizia ad essere piuttosto rilevante. Possiamo dire che c'è un po' un Lecce in casa e un Lecce in trasferta. Perché è vero che in trasferta invece ha affrontato avversari difficili come Monza, Fiorentina e Juventus, però anche in casa ha affrontato squadre come la Lazio. E il Lecce in casa sembra una squadra che vive di entusiasmo, che gioca con entusiasmo, che percepisce l'entusiasmo dello stadio e lo tramuta in energia sul campo. Attacca con veemenza e pensate che in casa il Lecce su 3 partite ha una media di 20 tiri per partita, superiore ai 20 tiri a partita, la media scende a 4 tiri quando si gioca ad esempio in trasferta, quindi in casa c'è una squadra che con l'entusiasmo riesce a fare effettivamente delle prestazioni. E poi numeri anche in controtendenza rispetto alla stagione passata, vero? Sì, forse perché cambia anche un po', è cambiato anche un po' lo stile di gioco rispetto all'anno scorso. Io credo che il Lecce di quest'anno abbia più qualità e ce ne accorgiamo dal fatto che il Lecce di quest'anno può permettersi di tenere in panchina i giocatori che lo scorso anno erano titolari. Penso ad esempio, ci sono state partite in cui sono entrati dalla panchina Strefezza, Lenn e Uden, che erano 3 titolari fissi della scorsa stagione.
Quindi il Lecce in casa quest'anno ha fatto percorso netto fino alla 3-3-3. Poi è chiaro, adesso arriva il Napoli, non sarà semplice, è una squadra che sicuramente sta attraversando dei problemi, Napoli, sotto un po' tutti i punti di vista, ma anche dal punto di vista tecnico, è una squadra che non sta chiaramente ingranando come lo scorso anno. Io penso che sullo scudetto lo scorso anno ci sia la mano importante di Spalletti, che la perdita di Spalletti sia stata molto importante, assieme alla perdita magari di un giocatore come Kim in difesa, che per il momento non è stato rimpiazzato a dovere, perché i giocatori che sono arrivati dal mercato ancora nel Napoli non li abbiamo visti. Quindi è il Napoli che arriva fra luci e ombre, il Lecce deve saper approfittare di questo momento del Napoli e giocare con entusiasmo come ha fatto finora, perché la classifica per il momento sorride, non c'è bisogno di giocare con ansia, non ha l'acqua alla gola in questo momento, quindi il Lecce deve andare a giocarsela, perché ha le carte in regola per poter provare a fare lo sgambetto ai campioni d'Italia. Savino, come dice Pierpaolo, il Lecce ha le carte in regola per fare lo sgambetto ai campioni d'Italia, affermazione che sottoscrivo pienamente e firmo. Il Lecce può fare lo sgambetto. E ti chiedo un po', secondo te, se già sabato, ecco, si può riprendere un po' da dove abbiamo lasciato. Io credo, senza ombra di dubbio, che lo sgambetto lo possa fare giocando con la leggerezza, con un dato di prestazioni. In caso si faceva riferimento a un dato diventa qualcosa di statistico, no? Certo. E effettivamente si può dare di fatto che invece si esprima in maniera assolutamente più disinvolta, più positiva e anche più leggera mentalmente, probabilmente perché appunto la cornice coreografica, non so, 30.000 del Via del Mare, insomma, danno quella marcia in più. E quindi il fattore campo, di questo si parlava nella progettualità della società. E cioè rendere Via del Mare effettivamente una sorta di fortino. Se si dovesse giocare, se invece dovesse giocare con la leggerezza che ha connotato le precedenti partite, tranne con la Juventus, perché credo che c'è stata solo un po' di ansia della prestazione, a parte il resto, io credo che lo sia bene. Con degli scongiuri, perché loro non la vuole dare. No. Siamo giustamente scalati. Grazie Savino, amici sportivi, siamo giunti davvero in coda alla nostra trasmissione. Ringrazio per essere stato con noi il giornalista di Pianeta Lecce e della Gazzetta del Mezzogiorno, Pierpaolo Verri. Grazie Pierpaolo. Grazie a voi per tutto. Grazie all'avvocato Savino Vantaggiato di Informazioni Sud. Grazie Savino. Grazie a voi, grazie a te Cristian, grazie al direttore Roberto Schivo, è stato un piacere. Grazie alla pazienza di Dalila Perrone, che anche questa sera mi ha accompagnato nella conduzione della puntata. Grazie Dalila. Grazie a te Cristian e buona serata a tutti. Vi ricordiamo che gli abiti di Dalila Perrone sono offerti da FD New Boutique, un nuovo progetto di shop online dedicato a tutte le donne per farle sentire al centro dei loro pensieri e dei loro bisogni. Assistenza H24, spedizioni in tutta Italia. Seguite la pagina Instagram FD New Boutique e buono shopping. Grazie alla regia di Andrea Vendruccio, al supporto multimediale di FM Studio. Grazie ovviamente al nostro editore Totem Giornale, che ci permette di realizzare questo spazio informativo sempre più seguito. Amici sportivi, grazie alla vostra attenzione e alla vostra passione che ci, tra virgolette, insegue per tutta la settimana e soprattutto il lunedì sera, quando va in onda la nostra trasmissione. L'appuntamento quindi è per la prossima settimana alle ore 20:30, sempre qui a Totem Giornale, Totem Giallorosso. Buonasera a tutti e grazie.